Mi ci è voluto quasi un anno per trovare lavoro. Diciamo che è stata relativamente dura. Certa gente probabilmente non mi ha accettato neanche per fatto che sono di colore. Ho avuto anche qualche problema, diciamo. In quarta media che si vedeva già a metà anno che sarei uscito senza licenza, gli orientatori mi hanno indirizzato verso una strada che non era la mia, però siccome non hai la licenza dipendi solo da loro, mi sono messo nelle mani loro e ho iniziato il primo apprendistato come venditore. Subito ho visto che non era il mio lavoro, però ho finito un anno, stringendo un po' i denti, diciamo. Avevo 13 anni e mi ero sbattuto in istituto per problemi familiari. E mi hanno sbattuto lì dentro come se fosse un criminale, senza chiedermi niente. Una cosa che è brutta è il fatto che comunque faccio un lavoro pesante e nonostante tutto sono messo a lavorare come altri operai, con la differenza che vengo trattato male, vengo sottopagato per quello che faccio, a volte anche maggiore agli operai, e mi chiedo se ne vale veramente la pena di continuare o terminare questa cosa. Poi l'ho lasciato perché mi sono accorto che proprio non faceva per me, ero sottopagato, sfruttato, lavoravo 5 giorni alla settimana, ogni tanto anche il sabato, contro contratti perché il capo ti dice o fai così o ti lascio a casa perché ci sono tanti altri che hanno bisogno del tuo posto di apprendistato. Stando lì dentro, gli assistenti sociali non mi hanno più seguito e ho iniziato a frequentare compagnie sbagliate. E da lì ho iniziato a fare furti, fumar canne, atti vandalici, risse. Loro me l'hanno imposto senza praticamente neanche conoscermi. Io ora sto facendo questo E se non ero io a cercarli, a cercare di aiutare me stesso, nessuno mi aiutava, per cui ho finito un anno di pre-tirocinio che ero più confuso di prima, con meno voglia di fare perché mi sono detto se questa è la società non ci salviamo lavoro. La mia paura maggiore è il fatto che di dover fare questo lavoro anche più avanti, una volta finito, terminato l'apprendistato, e la cosa non mi piace, e tutto questo è per colpa, diciamo, dell'istituzione che mi ha imposto questa cosa che non esiste. In Ticino è facile, se non vuoi far niente non fai niente, c'è tra disoccupazione, assistenza sociale, sono pieno di amici che guadagnano più di me senza far niente, dormono tutto il giorno e io sono a farmi il culo 8 ore e mezza al giorno, tanto vale che finisco anch'io in assistenza sociale o in cassa disoccupazione. Adesso ho 16 anni, sono fuori dall'istituto, sto andando avanti da solo, nessuno mi ha più seguito e mi piace, vado avanti. C'ho ancora dei problemi che tuttora sto pagando. Spero che vada tutto bene.